Soccorso alpino, acquatico, speleologico. La sicurezza non è mai abbastanza. Con l'aiuto della tecnologia si prova oggi a capire come intervenire in situazioni sempre più estreme. TerraXcube a Bolzano è un centro di eccellenza mondiale che si occupa di simulazioni climatiche davvero proibitive. Qui abbiamo creato un laboratorio che riesce veramente a riprodurre queste condizioni estreme in un ambito condizionato, controllato e sicuro. Adesso entriamo nel nostro cuore del TerraXcube, nel cuore del nostro ambiente. È un po' freddo, però. Tutto è nato un po' da un'esigenza dell'Istituto Medicina d'Emergenza in Montagna. È successo qualcosa? No, assolutamente no. Siamo solo a un'esercitazione del soccorso acquatico insieme al soccorso alpino e ai colleghi della Croce Bianca. Alto Adige, terra di Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO e vallate spettacolari da vivere in sicurezza. Per chi ci abita, essere volontario è un fatto naturale, una passione, ma anche un dovere nei confronti della comunità. Non siamo solo soccorritori, ma siamo anche amici. Ci troviamo nel nostro tempo libero, dedichiamo una parte del nostro tempo libero proprio per fare volontariato e per aiutare la popolazione. Quindi questi elementi sono molto importanti e sono quelli che uniscono alla fin fine il nostro gruppo e che tengono appunto vivi i nostri paesi qui dell'Alto Adige. Grazie a tutti per essere venuti oggi, per aver dedicato un po' del vostro tempo libero per fare questa esercitazione. Tutti insieme, è sempre bello quando ci incontriamo, non solo noi come soccorso acquatico, ma anche il soccorso alpino, la Croce Bianca, in modo da organizzare delle esercitazioni. Comunque dopo avere anche un momento dove si sta tutti insieme e ci si diverte anche. E quello è un po' anche il senso del volontariato. Da una parte essere a disposizione delle persone, ma dall'altro anche trovare un momento di divertimento tra di noi. Nella ricerca c'è un estremo fabbisogno di avere una riproducibilità dei dati, cioè che questi dati siano sempre sotto le stesse condizioni. E questo nella natura esterna non esiste. Possiamo riprodurre tutti gli ambienti climatici più estremi del mondo. Perciò vuol dire che qui possiamo andare dal Sahara fino al Polo Nord. Possiamo generare la neve, possiamo fare la pioggia e possiamo combinare tutti questi parametri in questo ambiente qua dentro. Tutto il progetto è nato come progetto, diciamo, che non si concentra solo a un ambiente unico, ma l'abbiamo ampliato per esempio anche all'ambiente alpino, come si comportano gli organismi e le piante per esempio in montagna in confronto ai cambiamenti climatici. Possiamo simulare cosa succede se queste piante vengono portate da 1000 metri per esempio a 4000 metri, se possono vivere anche a queste altezze. Cioè, nelle camere piccole possiamo anche simulare il sole con tutto il spettro che il sole ha e questo, diciamo, ha un effetto molto importante per la ricerca, soprattutto su queste piante.